L'incidenza del Piemonte è la più bassa in Italia, la nostra regione al vertice nazionale, anche per le quarte dosi. Giovedì a Sanfrè l'ultimo saluto a Luca Montà, 29enne, mancato al CTO dopo un incidente in auto a Sommariva Bosco. L'Illuminata torna ad animare Cuneo dal 1 al 31 luglio, tanti appuntamenti, tutti floreali. Ancora viva a Cuneo l'eco del raduno dei bersaglieri, a prendervi parte anche gli uomini di mondo. Nuovo appuntamento con il telegiornale di Telegranda, ben ritrovati. Apriamo il telegiornale di questa sera con una finestra dedicata alla sanità, in particolare alla situazione del coronavirus sul nostro territorio, e partiamo dai dati per avere il quadro proprio a livello piemontese. Per quanto riguarda il 24 maggio i positivi sono 1600, il rapporto positivi tampone si attesta al 9,2%, sono stati effettuati 17.371 tamponi. Si registrano 27 ricoveri ordinari in meno, il totale ammonta a 399, c'è una persona in meno ricoverata in terapia intensiva, il totale qui è di 16. E poi un dato rilevante nella giornata di oggi, fortunatamente non si registrano decessi. E per quanto riguarda l'andamento del Covid a livello regionale ci sono delle buone notizie, infatti l'incidenza del Piemonte, pensate, è la più bassa in Italia. La nostra regione, come dice il report diffuso proprio dal Piemonte, è anche al vertice nazionale per quanto riguarda le quarte dosi. Vediamo i dettagli nel primo servizio. L'incidenza del Piemonte è la più bassa in Italia. A dirlo è il report sull'andamento dell'epidemia diffuso dalla nostra regione. Con un'incidenza di 245,9 casi ogni 100.000 abitanti, a fronte di un valore nazionale di 313,8, il nostro si conferma come il dato più basso in Italia insieme alla provincia autonoma di Trento. L'occupazione dei posti letto ordinari al 23 maggio si attesta al 6,3%, il valore nazionale è del 9,9%. L'occupazione delle terapie intensive da noi si attesta al 2,7%, mentre il valore nazionale è del 2,9%. La positività dei tamponi si attesta invece al 5,1%. Per quanto riguarda le vaccinazioni, l'84,5% dei piemontesi ha concluso il ciclo primario con monodose o doppia dose. Gli immunizzati naturalmente, ovvero le persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale ma hanno avuto il Covid negli ultimi 6 mesi, sono 175.000. I non aderenti sono invece al momento 358.000, 113.000 nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, 104.000 over 50. Riguardo le quarte dosi, il Piemonte si attesta nettamente come la prima regione in Italia. Sono oltre 200.000 le quarte dosi somministrate ad oggi e 346.000 gli sms di convocazione già inviati dalle ASL a tutti coloro che ne hanno maturato i tempi per riceverle. Ed ora la cronaca: si svolgeranno giovedì 26 maggio alle 10 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Sanfrè i funerali di Luca Montà. L'operaio 29enne deceduto nelle scorse ore, 2 giorni dopo l'incidente che lo aveva coinvolto a bordo della sua auto nella mattinata di domenica. Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto a Sommariva del Bosco, precisamente in frazione Ricchiardo. Montà è deceduto al CTO di Torino, dove era giunto in condizioni particolarmente gravi dopo l'incidente. Ricoverato, ma fortunatamente non in pericolo di vita, invece l'altro ragazzo che era a bordo dell'altra vettura. Giovedì, come detto, ci saranno i funerali di Montà, ma mercoledì alle ore 20, sempre presso la stessa chiesa a Sanfrè, sarà invece recitato il rosario. Ed ora, sempre per la cronaca, torniamo su una notizia che vi abbiamo dato nelle scorse ore, nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale, che ora approfondiamo. Da oltre un anno continua a crescere anche a Cuneo il fenomeno del cosiddetto falso trading online, un fenomeno da cui la questura di Cuneo mette in guardia, spiegando come uno dei metodi più diffusi di adescamento sia attraverso i messaggi che arrivano sia attraverso i social che attraverso gli sms. Vediamo. Denunce per un totale di 1.700.000 euro nei soli primi mesi del 2022 per le truffe legate al trading online. Il numero, impressionante, è stato fornito dalla sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cuneo, dove da oltre un anno il fenomeno continua a crescere in maniera preoccupante. Tutto parte con dei messaggi che arrivano attraverso i social o con un sms, seguiti da una massiccia campagna di adescamento con prospettive
prospettive di guadagni incredibili. I falsi messaggi prospettano alla vittima investimenti in bitcoin e materie prime, spesso partendo dalla cifra di 200-250 euro che si può investire attraverso specifiche applicazioni installate per mezzo di link opportunamente inoltrati dai truffatori, che successivamente spingono le vittime ad effettuare bonifici sempre più elevati, solitamente all'estero, a IBAN di paesi come Lituania, Estonia, Germania e Regno Unito. In altri casi, per rendere più verosimile l'inganno, vengono utilizzati come pedine di transito altri inconsapevoli clienti che, a fronte di un immediato guadagno usato strategicamente, investono le cifre direttamente sui conti di altre vittime che forniscono volontariamente le proprie credenziali bancarie, pensando impropriamente di ricevere parte dell'investimento effettuato. È determinante in questi casi mantenere alta l'attenzione, diffidando di facili guadagni, prendendosi sempre il tempo necessario per effettuare le verifiche e ricordando che i truffatori, per confezionare i loro progetti, utilizzano strategicamente la fretta come elemento condizionante per ridurre i dubbi e i conseguenti controlli. La Polizia Postale raccomanda di diffidare da questi messaggi, di non inoltrare documenti d'identità, dati personali e foto, e di avvisare le forze di polizia o il proprio istituto bancario. Ore 17:57, 30 anni fa, sabato 23 maggio del 92, a quest'ora veniva in Sicilia l'attentato lungo il tratto autostradale di Capaci, in cui moriva il giudice antimafia Falcone, con lui la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, oltre a 23 feriti. Con queste parole che ho appena detto, in provincia è stata ricordata lunedì 23 maggio la strage di Capaci. Alle 17:57 l'Assemblea dei Sindaci, riunita al centro incontri della provincia Cuneo, si è fermata e ha osservato un minuto di silenzio in memoria proprio dell'attentato, questo su proposta dell'ANCI Piemonte. Erano presenti 107 amministratori della Granda con la fascia tricolore, oltre ovviamente al Consiglio Provinciale. La data del 23 maggio è ormai diventata una data simbolo nella lotta contro tutte le mafie e una lotta importante per quanto riguarda la difesa della legalità, tant'è che proprio nello stesso giorno si celebra la Giornata Nazionale della Legalità. Ed ora cambiamo registro, andiamo a Cuneo perché c'è una manifestazione importante che torna ad animare il capoluogo della Granda dal 1 al 31 di luglio. È l'illuminata che torna e cambia caratteristiche perché diventa floreale, scopriamo perché. Torna l'illuminata 2022 con una novità, potremmo dire, floreale. Che cosa attende i cunesi e non solo? Sì, quest'anno cambiamo un po' l'organizzazione, nel senso che dato il grande successo dell'Illumina Natale abbiamo pensato di fare un'edizione estiva un po' diversa, anche perché sarà invece riconfermata l'Illumina Natale. Quest'anno quindi in estate non c'è la solita illuminata, ma un'illuminata un pochino più semplice, e in cui vengono valorizzate le luci a favore proprio della processione della Madonna del Carmine, che avviene il 16 di luglio. Quindi inizieremo con il mese di luglio, l'inaugurazione il 1 luglio, con una via Roma completamente coperta da fiori luminosi, e ci sarà anche una sfilata di oggetti luminosi, non vi rivelo quali sono, che percorreranno avanti e indietro via Roma fino a Piazza Galimberti. Il programma è vasto, comprende, sempre dedicato ai fiori, la presenza dei fiorai in Contrada Mondovì, che organizzeranno delle decorazioni floreali. Ci saranno poi naturalmente i mercatini che di solito sono in via Roma in Contrada Mondovì il giovedì e il sabato sera, e la novità di quest'anno riguarda in particolare la Madonna del Carmine, perché ci sarà un'infiorata proprio come avviene in Umbria. Cercheremo di farla nel miglior modo possibile, abbiamo parlato con gli amministratori di Sassello che gentilmente ci vengono a dare una mano. Sassello ogni anno per il Corpus Domine si organizza un'infiorata, quindi verranno loro ad aiutarci a preparare questi tappeti di fiori in via Mondovì
Vesuvi e in via Roma. Anzi, il 25 di giugno ci sarà anche proprio un laboratorio per chi vuole partecipare per imparare a organizzare i fiori a terra per il cammino della Vergine. Questa è quindi la cosa importante ed essenziale. Ci sarà anche, come già nelle organizzazioni precedenti, la cena in via Roma. Questa volta si chiama Mille Fiori nel Piatto, quella grande cena che si fa di solito sempre durante la prima settimana di luglio. Come è stato individuato questo tema floreale? Perché questa scelta? Il floreale è stato proprio individuato per il fatto che intanto la Madonna del Carmine, che è la processione che noi facciamo, si chiama proprio Madonna del Carmine, e Carmine è un termine che deriva dal Monte Carmelo. Il termine Carmelo in ebraico vuol proprio dire giardino fiorito, quindi direi che è stato questo lo spunto per far sì che il tema dei fiori fosse presente in tutta la manifestazione. E vorrei anche ricordare che, come tutti gli anni, l'Illuminata ha versato degli assegni, dei contributi di beneficenza ad alcune associazioni che sono Grand Waterpool Ability, Amico Sport, Passo, il Centro Down Cuneo e la Fondazione Ospedale Santa Croce Carle Onus, per appunto iniziative di beneficenza. Andiamo a Savigliano per parlare di solidarietà, in particolare di donazione di sangue. Giovedì 26 maggio alle 21 presso i locali Avis di Via Torino si terrà la prima assemblea dei giovani savigliani proprio della sezione Avis. In tale serata sarà creata la consulta giovani dell'Avis Savigliano, inoltre sarà eletto il direttivo Under 35 che si occuperà di portare avanti i progetti e le iniziative specificamente rivolte ai giovani. A spiegarlo è il responsabile giovani dell'attuale direttivo savigliano Marco Olivero, nonché vice coordinatore della consulta giovani provinciale. Olivero dice: stiamo mettendo in atto un'opera di ringiovanimento complessivo dei vari organi sociali, senza dimenticare, ma ringraziando chi ci ha preceduto, dato che ha contribuito a rendere anche la sezione di Savigliano la più longeva di tutta la Granda. Stiamo puntando molto, aggiunge, sui giovani, che ovviamente saranno il futuro della nostra associazione. Dunque sono invitati a prendere parte a questa iniziativa di giovedì tutti i soci dell'Avis di Savigliano Under 35. Ma fanno sapere dal sodalizio che potranno prendere parte alla serata anche i non soci che sono interessati a far parte di questo gruppo. Ed ora andiamo nel Saluzzese perché facciamo il punto sulla stagione frutticola che ormai è alle porte, una stagione in cui molte aziende anche del nostro territorio devono fare i conti con la carenza, con la mancanza di manodopera extracomunitaria specializzata. Stagione agricola, specialmente quella frutticola, ormai ai nastri di partenza, con quali prospettive voi guardate a questo avvio? Ma come in ogni stagione siamo preoccupati non tanto della qualità e della quantità, per quest'anno dopo le drammatiche gelate dell'altro anno ci permettono di avere una produzione, grandine e tempeste permettendo, di grande qualità e di grande qualità. Chiaramente nella mia solita incognita del mercato, la guerra che c'è diminuisce i mercati di arrivo, i problemi della manodopera, perché è un problema che sarà sempre più drammatico e che cercheremo anche di affrontare supportando i nostri produttori negli strumenti da utilizzare in campagna, le incognite del mercato, delle temperature, quindi è chiaro che ci si augura una stagione calda, non troppo come adesso, ma che favorisca i consumi, e sperando che diciamo i consumi dell'Europa e dei paesi dove è destinato il suo prodotto tirino, perché purtroppo nel corso degli anni i mercati sbocco sono sempre di meno e i paesi concorrenti sono sempre di più, quindi cerchiamo di far forza sulla qualità del prodotto, che è quello che ci contraddistingue. Ecco, una tematica a cui accennato è proprio la mancanza di manodopera extracomunitaria specializzata nelle aziende agricole del Saluzzese, ma insomma di quelle della provincia di Cuneo. Saluzzese non solo, perché il problema della manodopera è un problema che sta diventando drammatico ma orizzontale dappertutto, quindi cercheremo di superare nonostante questa difficoltà. Chiaramente
supportando le aziende agricole, alzando il livello della qualità, dell'etica, perché è uno degli argomenti su cui noi facciamo molta informazione, cercando di fare molta informazione ai nostri produttori. E poi al futuro ci pensiamo cercando di dare metodologie agronomiche alternative. È partito quest'anno un progetto di agricoltura simbiotica con supporto dell'Università di Torino, il Dipartimento di Biologia Vegetale, per cercare di arrivare a un sistema che non faccia più uso o il meno uso possibile di fertilizzanti chimici, quindi trovare un modo nei prossimi anni per avere un impatto di carbonio sempre più basso, quindi cerchiamo di restituire ciò che abbiamo preso in passato. Restiamo nel territorio saluzzese perché sono stati inaugurati nelle scorse ore i nuovi locali del distretto ambulatoriale dell'ASL Cuneo 1 nella città di Moretta. Il cantiere in via della Crociata ha riguardato il riassetto dell'intero ambiente per una disposizione migliore degli spazi interni, oltre anche all'adeguamento strutturale degli impianti. In particolare i lavori che sono stati predisposti dal Comune di Moretta hanno permesso di realizzare un nuovo ufficio per l'assistente sociale, oltre a migliorare l'accesso agli spazi interni, soprattutto poi le sale d'attesa e i bagni. Il cantiere ha riguardato anche la sostituzione degli infissi e alcune opere di sicurezza. Al taglio del nastro hanno presenziato ovviamente gli operatori sanitari del distretto. L'intervento, come sottolineano dal Comune di Moretta, permette di valorizzare ulteriormente il servizio e rendere, come detto, più funzionale questi locali. Ed ora noi con UNCEM facciamo un punto e una panoramica su quelle che sono le problematiche delle terre alte. Vediamo. Nella tavola rotonda oggi sulle aree interne lei ha detto che bisogna cambiare proprio il paradigma, bisogna cominciare a guardare il nostro territorio con occhi diversi. Sì, è fondamentale. Abbiamo le grandi crisi, come è stata la pandemia, ma come probabilmente ancora la guerra oggi, accelerano dei processi. E la pandemia ci ha in qualche modo indirizzato su un modello di sviluppo che deve essere diverso da quello che abbiamo vissuto negli ultimi 30-40 anni. Questo non riguarda solamente le aree interne del paese, nonostante rappresentino il 60% del territorio e tante altre cose. Riguarda proprio il modello paese, il modello Europa, il modello mondo che vede nelle disuguaglianze tra i centri urbani, il mondo metropolitano e il mondo rurale un gap che deve essere assolutamente superato se si vuole in qualche modo ricostruire un tessuto sociale, un tessuto economico e proprio un vero e proprio modo di vivere la vita. Quindi la montagna non deve essere più la montagna cartolina? No, sulla montagna, la montagna cartolina non ha mai dovuto essere tale, la montagna è cartolina nel momento in cui è funzionale a uno sviluppo sociale delle comunità che vivono. Se rimane solamente cartolina, dopo un po' ci si stufa e nel momento in cui anche i turisti si stufano di un territorio che è un deserto dal punto di vista sociale, rischiamo veramente di farci male da soli. Allora credo che sia assolutamente fondamentale che proprio sulle aree interne, proprio in montagna, per quello che ci riguarda, dove forse per assurdo è più facile applicare processi e percorsi innovativi, si mettono a terra, si applicano le tante esperienze dal punto di vista culturale che in questo momento ruotano attorno al mondo delle aree interne. Ci sono le accademie, ci sono le università, c'è tanta gente che è interessata, tanti giovani che avrebbero anche voglia di capire come, non solo di fare un salto. È chiaro che alla base bisogna mettere i servizi di cittadinanza visti in modo innovativi, la scuola è fondamentale, i trasporti in modo innovativo, l'assistenza anche, e l'abbiamo visto in questi due anni di pandemia, l'assistenza sanitaria territoriale deve essere rivista, tutto questo deve essere alla base di chi probabilmente fa delle scelte di vita. Dobbiamo accompagnare queste scelte che sappiamo, come è stato detto oggi, non, in qualche modo non saranno un nuovo ripopolamento, ma anche pochi tasselli, poche famiglie, poche imprese, visto che abbiamo parlato oggi di imprese, sono un grande valore aggiunto per quelle comunità che oggi contano poche decine di persone. Quindi crediamo che sia assolutamente fondamentale continuare in questo percorso insieme costruendo relazioni. Andiamo a Cuneo. Sabato 28 maggio sarà inaugurato ufficialmente Parco Parri, il nuovo polmone verde della città nato nell'ex Piazza d'Armi intitolata nel 2012 a Ferruccio Parri, partigiano piemontese e primo presidente del Consiglio dell'Italia Libera. Parri, una curiosità, venne a Cuneo nel 69 per partecipare all'inaugurazione del monumento alla resistenza dei partigiani.
Let's Parry è lo slogan che è stato scelto per questa grande festa di inaugurazione in programma a partire dalle 15 proprio di sabato. Il taglio ufficiale del nastro si terrà alle 19 presso la scritta gigante I Love Cuneo, che è stata donata al comune dall'associazione Comitato Cuneo Illuminata. Ma per tutto il pomeriggio si susseguiranno eventi e iniziative. Una festa importante che proseguirà anche nella giornata di domenica 29 con laboratori per famiglie, letture animate, attività cinofile e yoga. Restiamo a Cuneo, dove non si è ancora spenta l'eco del 69esimo raduno nazionale dei bersaglieri, un raduno che ha visto la partecipazione, come già abbiamo detto, di tanto pubblico, di tante fanfare dei bersaglieri, oltre 55, ma anche di tante realtà e associazioni che vi hanno preso parte. Tra queste c'era anche l'associazione degli uomini di mondo sodalizio, che prende le mosse da una celebre frase di Totò. Al 69esimo raduno dei bersaglieri anche gli uomini di mondo nella città in cui Totò fece il militare. E siamo veramente orgogliosi di questo invito, perché praticamente ci ufficializza la nostra associazione e siamo contenti, siamo pronti a marciare con la nostra fanfara degli uomini di mondo. Ed è bello, perché noi siamo gli ultimi del primo gruppo e dopo di noi ci saranno tutti i bersaglieri, e dietro di noi appunto tutti i bersaglieri che ipoteticamente diventano tutti uomini di mondo. Cosa significa essere uomini di mondo? Ma da questa battuta di Totò, che probabilmente non ha mai fatto il militare a Cuneo, noi abbiamo ideato un albo dove raccogliamo tutti quelli che hanno fatto il militare a Cuneo. Abbiamo circa 15.000 tesserati e siamo partiti dal numero uno, che è Liliana De Curtis, la figlia di Totò, per arrivare anche al presidente Mattarella. Insomma, quindi un gemellaggio virtuale tra gli uomini di mondo e i bersaglieri oggi. Oggi sì, senz'altro. Loro in missione a Cuneo, anche solo per un giorno, ipoteticamente diventano tutti uomini di mondo. Sono un uomo di mondo. Vabbè, ma non ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. Vabbè, non mi basti questo. Restiamo a Cuneo per un altro appuntamento importante all'orizzonte. Il 2 giugno, festa della Repubblica, 76esimo anniversario della fondazione, si avvicina. Tante le celebrazioni che si susseguiranno in tutta la grande, ovviamente anche nel capoluogo. Alle 10.30 del 2 giugno, presso Piazza della Costituzione, si svolgerà la cerimonia. Previsti tra le altre cose l'alzabandiera, la lettura del messaggio del Capo dello Stato, la consegna delle onorificenze e dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ma ancora la consegna delle medaglie d'onore agli ex internati e deportati nei lager nazisti, e poi la lettura da parte del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di alcuni brani tratti dalla Repubblica di Platone. Una ricorrenza che verrà onorata anche al pomeriggio dalle 15.30, infatti la cittadinanza potrà accedere ai giardini della prefettura, dove la banda musicale Galimberti Città di Cuneo intratterrà il pubblico ovviamente con delle esibizioni musicali. E sempre a proposito di eventi all'orizzonte, ce n'è uno che torna per il secondo anno, organizzato dalla Fondazione CRC, che ha a cuore le tematiche ambientali. Vediamo di cosa si tratta. Sabato 4 giugno, in occasione del weekend della Giornata Mondiale dell'Ambiente, torna la seconda edizione di Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che coinvolge ben 184 comuni della provincia Granda, invitando i cittadini ad una campagna collettiva di raccolta di rifiuti abbandonati. Spazzamondo si svolge in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile Cuneo, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Piemonte, l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani, UNCEM e Cooperativa Erica, oltre ai consorzi per la raccolta dei rifiuti del nostro territorio. Tramite il sito spazzamondo.it, entro martedì 31 maggio, i cittadini, singolarmente oppure in gruppo, potranno aderire all'iniziativa. Il 4 giugno i comuni distribuiranno fino ad esaurimento i kit personalizzati presso le aree che sono state individuate.
Da evidenziare come per festeggiare i 30 anni di Fondazione CRC, i giovani tra i 26 e i 28 anni che prenderanno parte a Spazzamondo avranno accesso al Festival Collisioni, questo grazie al progetto Giovani. Inoltre, i 9 comuni che riusciranno a coinvolgere il maggior numero di persone saranno premiati proprio dalla Fondazione CRC. E siamo in chiusura. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento per questa sera su Telegranda con la nostra trasmissione sportiva Martedì Sport, condotta come sempre da Gabriele De Stefanis. Oggi si parlerà di calcio, in particolare del Cuneo Olmo, e verrà tracciato nei nostri studi un bilancio della stagione che è appena conclusa con l'uscita del secondo turno dei play-off. Saranno con noi il presidente della società Mauro Bernardi e il vicepresidente Riccardo Andreis. Dunque appuntamento con lo sport questa sera su Telegranda a partire dalle 21. È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento anche con le prossime edizioni dei nostri telegiornali. Arrivederci.